Io sono molto soddisfatto perché la vedo una squadra competente che ha una profonda conoscenza dei territori, in molti casi ha dimestichezza con la pubblica amministrazione perché in tantissimi componenti hanno governato città importanti e hanno gestito situazioni complicate, quindi in una fase così difficile credo che sia la migliore squadra possibile. Io sono il presidente deve tenere delle deleghe di sintesi. Le politiche turistiche riguardano, come le dicevo poc'anzi, più deleghe e quindi parlare di turismo in senso lato rischia di parlare, se io l'avessi messo con l'agricoltura avrebbe avuto un senso legato all'agricoltura, se io l'avessi indicato con la cultura avrebbe un senso legato alla cultura, se io l'avessi messo con l'artigianato avrebbe avuto un senso molto legato alla nostra manifattura, se l'avessi messo con l'ambiente avrebbe avuto un senso legato al paesaggio. Tenendolo io racchiudiamo tutti questi sensi. I territori sono tutti rappresentati in Consiglio regionale, la Giunta può esprimere e deve esprimere una visione complessiva, quindi io capisco anche in questo senso sicuramente la soddisfazione di qualche territorio e l'insoddisfazione di qualche altro territorio, ma è nostro preciso impegno e mio preciso impegno di rappresentare tutti i territori in una visione complessiva. È un po' il problema della nostra regione, che si è spesso frammentata, divisa, e non è riuscita mai a esprimere una visione unitaria. Noi vogliamo provare ad esprimere per il tramite di questa squadra una visione unitaria. La partita noi la giochiamo nei prossimi 3 mesi cercando di combattere fortemente la crescita della pandemia. E quindi ci metteremo subito al lavoro per organizzare un piano pandemico, per organizzare la rete di medicina dei territori, per organizzare tutte quelle azioni che possono dare un segnale importante in termini di contenimento della pandemia. Arco Balena, la prima...